È verso il quarto mese che il lattante comincia a uscire dalla vita di simbiosi che lo lega alla mamma, arrivando gradualmente a percepire il proprio corpo come distinto da quello della madre. Durante questo periodo i comportamenti riflessi lasciano via via il posto ai comportamenti volontari. Verso il quinto mese il piccolo è in grado di guardare e afferrare ciò che vuole, di rispondere con suoni specifici agli stimoli esterni, alla voce e alla presenza degli altri. Impara a rotolare su se stesso e anche gli oggetti diventano importanti, mettendo il bimbo su un tappeto a pancia in giù e a pancia in su, ma anche verso il quinto mese tenendolo seduto. Con un adulto seduto dietro di lui possiamo offrire gli oggetti comunemente usati in casa, innocui e non dannosi, di varia consistenza e forma, di legno, metallo, gomma, carta, tessuto, pelle, cartone, eccetera, per transitare verso l'indipendenza dalla mamma e verso l'identificazione del proprio sé e per poter iniziare a sviluppare ed affinare l'apprensione manuale che consente di afferrare gli oggetti di piccole dimensioni, come ad esempio il cucchiaino per poter mangiare la pappa. Abbiamo creato così il cestino dei tesori, un formidabile mezzo di transizione verso l'indipendenza e l'identificazione del proprio sé. Consiste in un cesto di vimini o di altro materiale naturale riempito con oggetti vari che hanno la caratteristica di essere non strutturati. Sono cioè oggetti molto semplici fatti esclusivamente con materiali naturali, così da offrire la massima varietà di stimoli per tutti i cinque sensi. Ai bambini, seduti di fronte al cesto, va lasciata la massima libertà di esplorare gli oggetti che preferiscono, afferrandoli, toccandoli, passandoli da una mano all'altra e portandoli alla bocca. Il ruolo dell'adulto in questo gioco è quello solo di osservare. La sua presenza ha lo scopo di garantire serenità senza intervenire. Durante il gioco, col cesto dei tesori, i piccoli vi sorprenderanno per la loro grande capacità di concentrazione. Il gioco riesce a coinvolgerli per intervalli di tempo che, considerate l'età, sono davvero sorprendenti. Essendo ancora limitata la possibilità di raggiungere materialmente i moltissimi oggetti che vede nell'ambiente intorno a sé, un'attività da svolgere seduto risulta efficace per appagare la sua curiosità verso tutti gli oggetti.